In tutti questi nostri progetti abbiamo visto che le donne possono essere veramente attori di sviluppo economico, culturale, sociale, territoriale e anche agenti di promozione di pace e di democrazia. Lo sono ad esempio in un progetto che viene illustrato anche qui nella mostra che abbiamo appena inaugurato, è un progetto che riguarda donne palestinesi e israeliane, che attraverso appunto un progetto di sviluppo economico si sono conosciute e hanno concretamente promosso delle azioni di pace, ma noi abbiamo lavorato anche con l'Afghanistan, ad esempio, anche lì hanno fatto molto di più il nostro progetto di cooperazione attraverso l'ente locale, anche quindi non solo direttamente la regione, che non, perdonatemi, ma con i mezzi militari, cioè la democrazia non si esporta necessariamente solo con, anzi non si esporta con l'esercito, ma attraverso progetti di cooperazione a volte si può intervenire molto più direttamente e molto più efficacemente. E comunque vale la pena continuare a provare in questa direzione.